Beh ragazzi, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Spirit Tactics. Finalmente si torna a parlare di tattica, messe via un po' di polemiche, messo via lo sfogo dell'altra sera che mi ha permesso comunque di svuotare le scarpe da qualche sassolino. Adesso finalmente possiamo concentrarci sulla tattica, possiamo concentrarci anche sul bello del calcio, se vogliamo. La partita dell'altro giorno ha avuto veramente tanto tanto contenuto. E cosa ha dimostrato la prestazione contro lo Zenit? Ha dimostrato che non è la qualità a mancare a questa squadra, non è assolutamente la qualità, anzi, direi che sotto certi punti di vista, quando l'intensità e la voglia vengono abbinati al potenziale di questa rosa, credo che la qualità abbondi addirittura. E non sto esagerando, perché quando tu parli di una squadra che ha in rosa Dybala, Chiesa, Arthur, Locatelli, Danilo, De Ligt, Bonucci, come fai a non parlare di qualità? Come fai a parlare di una rosa scarsa, di una rosa triste, di una rosa non preparata? Che per carità, ragazzi, potrebbe essere anche una rosa magari non all'altezza del primo posto in Serie A. Per carità, è assolutamente corretto come commento. Ma come vi dico sempre, tra il primo posto al decimo posto c'è di mezzo tantissima, tantissima roba. Quindi questa Juve sicuramente non pecca di qualità, ed è per questo che mi innervosisco quando qualcuno si sorprende del fatto che Allegri continui a parlare di fame, continui a parlare di voglia, continui a parlare di attenzione, di spirito di sacrificio, di umiltà e di rispetto degli avversari. Perché l'altra sera questi fattori non sono mancati e la Juventus ha messo in atto la prestazione più bella, probabilmente lo possiamo dire, da inizio della stagione. Ho preparato, sviluppato l'analisi nei soliti 5 punti. Ci sono alcuni temi molto interessanti, quindi vi invito assolutamente a seguirli con grande attenzione. Cercheremo di capire nel corso del video se quella che abbiamo visto l'altra sera potrebbe essere la formazione definitiva, la svolta tattica di questa stagione, che magari potrebbe dare veramente alla nostra squadra un po' di continuità e un po' di certezze e anche un po' di automatismi che secondo me male non fanno, anzi tutt'altro. Prima di cominciare, torniamo a parlare del nuovo sponsor di questo canale. Sto parlando di eneba.com, ormai lo conoscete, anzi proprio loro mi hanno detto che la prima campagna è andata molto bene, quindi vi ringrazio. Chi non l'ha ancora visitata, vi consiglio di andare su questo sito, su questo marketplace che offre veramente tantissimi videogiochi tra titoli nuovi e titoli vecchi, e in particolare sfruttando il coupon DAVOM23 potrete avere accesso a uno sconto del 3%, che è sicuramente piuttosto basso, piuttosto piccolo, ma sommato allo sconto che loro già fanno rispetto ai prezzi tradizionali, vedrete che comunque potrete fare un acquisto ad un prezzo veramente molto molto vantaggioso. Per esempio, fatevi un regalo con FIFA 22, che sicuramente su questo canale forse è uno dei giochi più apprezzati, perlomeno da sottoscritto, e quindi sfruttate veramente questa partnership commerciale, perché è assolutamente a vantaggio vostro. A proposito di videogiochi, ragazzi, rispetto a quelli che vende veramente Neba prezzi vantaggiosissimi. L'altra sera Juventus sembrava un videogioco, passatemi la battuta. Per la quantità di occasioni che ha creato e per la qualità di gioco che ci ha mostrato tutti quanti, io credo che il merito e quindi il primo punto di queste Speed Tactics siano da dedicare a tre giocatori: Weston McKennie, Paulo Dybala e Federico Chiesa. Perché ragazzi, e mi rivolgo soprattutto a chi magari non ha mai giocato a calcio, quindi queste cose le comprendo un pochino meno. Il modulo è sì importante perché definisce il ruolo del giocatore e dice al giocatore quello che deve fare nel corso della partita, ma poi in realtà le dinamiche reali di una partita, le situazioni reali effettive di una partita, non sono mai come la teoria, non sono mai come te le aspettavi e difficilmente corrispondono a quello che avevi preparato. E in quei casi lì sono gli interpreti, ragazzi, in causa, che devono essere capaci, intelligenti nel leggere la situazione e adattare il proprio stile di gioco a seconda delle situazioni che si vengono a creare attorno a loro. E questo primo titolo, questo primo punto, l'ho chiamato imparare a guardarsi, perché l'altra sera questi tre giocatori sono stati impeccabili da questo punto di vista, perché c'è stato un continuo scambio di posizioni tra Chiesa, Dybala e McKennie, c'è stata una continua rotazione di ruoli, e questo permette di non dare punti di riferimento all'avversario, ma soprattutto permette di coprire le giuste zone del campo senza pestarsi i piedi.
Quando Dybala, ragazzi, che sapete che a volte tende ad abbassarsi per dare qualità in mezzo al campo al fianco di Locatelli, quando lui si abbassava McKennie non stava lì a guardare per aria, non perdeva tempo, andava a piazzarsi al fianco di Alvaro Morata oppure alle spalle di Alvaro Morata. In alcuni casi invece si è vista una vera e propria rotazione dei ruoli, con Dybala che si abbassava, McKennie che magari si apriva un pochino di più anche per proporre una soluzione aerea, diciamo con un colpo di testa, e Federico Chiesa che andava a ricoprire il ruolo di mezza punta. Ma soprattutto il rischio più grande, ragazzi, quando da una parte c'è un esterno sinistro come Bernardeschi, quindi Chiesa è costretto, diciamo è chiamato a giocare sulla destra, il rischio magari è che si pesti un po' i piedi con Dybala, perché poi Dybala tende anche lui ad allargarsi in quella zona. E allora cosa succede? Succede che Chiesa va a fare la mezza punta e Dybala va a fare l'esterno, e nessuno dei due cerca e aspetta il pallone sui piedi, rimanendo fermo, rimanendo statico, dando dei punti di riferimento al terzino e al centrale di difesa. Scambio di posizioni continuo. Ieri a un certo punto non si capiva più come la Juventus fosse messa in campo. I telecronisti di Sky stavano ipotizzando addirittura che Allegri avesse dato disposizioni diverse proprio per schierarsi in maniera diversa. In realtà semplicemente il modulo era sempre lo stesso, ma era l'interpretazione dei giocatori ad essere perfetta. Qualche volta Chiesa stava largo, qualche volta Chiesa veniva dentro, qualche volta Dybala si abbassava per dare qualità in mezzo al campo, qualche volta Dybala si allargava per dare respiro alla manovra di palleggio, e in altri casi invece Dybala stava proprio lì in rifinitura insieme a McKennie, magari, che ha sempre dato grandissimo supporto all'intera fase offensiva. Il secondo punto riguarda proprio il texano, perché ragazzi, ha passato sicuramente un periodo di calo, più lungo di quello che un giocatore alla Juventus si possa permettere, ma sicuramente la poca continuità che gli è stata data sicuramente non gli è stata di aiuto, perché poi vedersi giocare davanti dei giocatori immeritevoli della titolarità come Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, secondo me ti fa anche scendere un pochino la catena. McKennie ha risposto a suon di gol e ha risposto a suon di prestazioni. Un giocatore così è imprescindibile, è semplicemente imprescindibile. Quanto ha corso l'altra sera McKennie? Ma con quanta qualità ha corso Weston McKennie l'altra sera? In orizzontale, nei raddoppi, nelle diagonali, negli intercetti, nel seguire l'azione. Quanto ha corso questo ragazzo? Con che voglia ha corso? Era sempre in area di rigore. Mi sono riguardato la partita, mi sono preso degli spezzoni, vi chiedo scusa se la qualità non è il massimo, ma è il meglio che ho trovato sul web. Ragazzi, 14 volte, 14 azioni pericolose, c'era sempre Weston McKennie, ve le sto scorrendo, c'era sempre Weston McKennie in area di rigore. Era quasi, quasi una seconda punta al fianco di Morata, con Dybala che giocava alle loro spalle. Faceva quasi da punta in fase offensiva, era sempre in area di rigore. Il gol di Chiesa, ragazzi, guardate chi è che c'è in area, chi è che prima di tutti ha seguito l'azione, ha seguito il contropiede? McKennie. Come fai a rinunciare a un giocatore di questo tipo? È tutto quello che Bentancur e Rabiot non sono. È tutto ciò che quei due giocatori non riescono a fare, perché da corsa ti dà qualità al limite dell'area, ti dà presenza in area di rigore, ti dà colpo di testa, ti dà quindi fisicità nel gioco aereo, ti dà anche capacità di intercettare i palloni in fase di interdizione. Non possiamo prescindere da McKennie, non possiamo prescindere da Weston McKennie, un giocatore che permette di essere pericolosi, dà sempre quella sensazione che la prima punta non è da sola. C'è sempre un centrocampista vicino alla nostra mezza punta, vicino alla nostra prima punta. McKennie questa roba qua, indipendentemente dal fatto che sbaglierà altre prestazioni, perché comunque è giovane, perché comunque non si può sempre andare 100 all'ora, ma c'è bisogno che questo ragazzo abbia continuità. L'anno scorso è stato fermato sul più bello da un infortunio molto fastidioso all'anca, che poi dopo l'ha portato ad essere discontinuo nelle prestazioni. McKennie ha bisogno di continuità e ha bisogno di fiducia di Allegri, perché questa squadra ha pochissimi gol dei centrocampisti, lui è sicuramente uno di quelli che può alzare questa media. Il terzo punto lo dedico assolutamente all'intensità che abbiamo visto l'altra sera allo Juventus Stadium, all'Allianz Stadium, devo ancora abituarmi allo sponsor. Intensità, ragazzi, in entrambe le fasi,
perché noi abbiamo parlato tante volte del fatto che la Juve di Allegri avesse riacquisito il piacere di difendere, la voglia di difendere e quindi anche il gusto di mettere in atto la pura fase difensiva. È quello che però è mancato dopo è stata la gioia di andare ad attaccare, la gioia, il gusto, il piacere di andare a far male all'avversario, perché ci deve essere intensità in entrambe le fasi, ci deve essere l'intensità nella fase difensiva e ci deve essere l'intensità nella fase offensiva. Quindi sì, ragazzi, rinculare con delle linee molto strette, in alcuni casi anche magari difendendo con una linea difensiva 5, non mi vergogno, perché bisogna imparare a riposarsi difendendo, esattamente come devi imparare a riposare attaccando, con un po' di palleggio, addormentando la partita, dettando i tempi. Una squadra forte e completa deve imparare a fare questo anche nella fase passiva, e la Juve l'altra sera l'ha fatto abbastanza bene, perché come vedremo poi nel quarto punto siamo stati molto più bravi nell'andare ad aggredire in avanti nel momento in cui ci rinchiudiamo dietro. È come se ci addormentassimo un pochino, perché magari lasciamo quel metro in più all'avversario, lasciamo quel mezzo metro in più per la giocata, che in Champions poi ti puniscono. Nel secondo tempo, ragazzi, Szczesny ha fatto due interventi importanti, che è quello che io chiedo al portiere della Juve. Due interventi decisivi dopo che hai passato un'ora a guardare le stelle perché nessuno ti ha tirato in porta. Quindi una nota di merito anche per il polacco, che sicuramente si sta riprendendo da inizio stagione, bisogna dirlo, bisogna dargli merito. Ma la cosa più bella l'altra sera è che quando il pallone veniva recuperato c'era la ferocia, c'era la voglia di andare in avanti ai 100 all'ora, perché se tu difendi con una linea 5 poi mi vai ad attaccare con una linea 5, e l'altra sera l'abbiamo fatto con Bernardeschi e Chiesa molto larghi, con Dybala alle spalle di McKennie e Morata, con Locatelli che stava davanti alla difesa a far gioco, con i due terzini comunque stretti per cercare di dar palleggio e abbassare ulteriormente la linea di centrocampo avversaria. Questa voglia qua, questa intensità qua ci vuole in entrambe le fasi, perché quando questo tipo di voglia, questo tipo di fame, questo tipo di intensità viene applicata nel corso di 90 minuti, ve lo ripeto per l'ennesima volta, la qualità in questa squadra abbonda, perché l'altra sera ci hanno fatto vedere delle giocate, ragazzi, che dei giocatori normali o comunque dei giocatori carenti di qualità non possono fare. Quarto punto, come ho spoilerato prima, è dedicato al pressing, perché l'altra sera finalmente abbiamo visto una squadra rognosa che è andata ad attaccare in avanti finalmente, e in questo probabilmente deve migliorare anche un po' più Allegri nel coraggio e nella fiducia della propria squadra, dei propri ragazzi. Quando vai ad affrontare delle squadre, diciamo, non troppo blasonate, quindi delle squadre che tecnicamente lasciano un po' a desiderare, come può essere lo Zenit, la Juventus deve avere il coraggio. Deve avere il coraggio, perché poi di coraggio si tratta, di andare ad attaccare in avanti. L'altra sera abbiamo recuperato tantissimi palloni grazie al pressing che abbiamo messo in atto, ma la cosa che mi ha sorpreso di più non è stato tanto l'impostazione iniziale, che questo generalmente, anche magari l'anno scorso con la Juve di Pirlo, abbiamo visto, ma è stata la convinzione di questo pressing, la convinzione con cui i giocatori sono andati a pressare. Questo probabilmente è stato dettato anche un po' dalla rabbia, no? Che avevamo dopo la sconfitta contro il Verona, dopo i primi giorni di ritiro, avevamo quella rabbia in più che ci ha permesso di fare anche quel chilometro in più, ma era un continuo raddoppio, ragazzi, come in questo caso, scalata dei difensori, Danilo che andava oltre la linea difensiva, De Ligt, Bonucci e Alessandro che giocavano con l'uno contro uno, Locatelli che rimaneva a fare il filtro, a fare lo schermo davanti alla difesa, con McKennie che accompagnava il pressing, che permetteva quindi a Chiesa, Dybala, Morata, Bernardeschi di mettersi in condizioni tali per cui ci fosse sempre il raddoppio attorno al pallone. Conseguenza? Pallone recuperato alto oppure pallone sparato in aria. Ma quando hai De Ligt dietro, il pallone è sempre nostro. E quindi questo è un po' il tutto. E in quest'ultimo punto cerco di rispondere alla domanda che vi ho posto inizialmente. Questa potrebbe essere la Juventus definitiva, ci siamo, l'abbiamo capita. Dopo 3 anni abbiamo capito che Bentancur e Rabiot devono stare in panchina. Abbiamo capito che magari, essendo il centrocampo il nostro punto debole ed essendo l'attacco il nostro punto forte, dobbiamo mettere 4 attaccanti e 2 centrocampisti.
Forse ci siamo, ragazzi. Io mi riservo il dubbio di Arthur perché non ci credo, per le doti che ha, che sia questo giocatore così in sapore. Non ci credo. Gli voglio dare ancora un po' di tempo perché l'abbiamo visto troppo poco e lo voglio vedere con continuità. Anche lui è stato martoriato da questo problema al ginocchio. Cerchiamo di capire se fisicamente riuscirà ad avere un po' di continuità e di conseguenza anche di rendimento. Ma con Arthur in campo io voglio togliermi lo sfizio di vedere il 4-3-3 con Locatelli, Arthur e McKennie, e là davanti ovviamente Dybala, Morata e Chiesa. Voglio togliermi questo dubbio qua. Se questo centrocampo a 3 con due giocatori che ti potrebbero dare il doppio play davanti alla difesa e con un giocatore, questo McKennie, che ti crea scompiglio nella fase offensiva ma che ti dà tanta quantità di qualità nella fase di recupero del pallone, secondo me sarebbe una soluzione importante. Mentre aspettiamo Arthur, nell'attesa del miglior Arthur, credo che questo 4-2-3-1 sia il modulo, sia il vestito perfetto per questa rosa. E io, ragazzi, farei giocare Bernardeschi invece che Cuadrado, perché mi sono espresso su Cuadrado. È un buon giocatore il colombiano, ma deve fare lo step di testa che lo separa dall'essere campione. E quest'anno si è probabilmente un po' seduto sugli allori dopo l'enorme stagione, la mastodontica stagione che ha fatto l'anno passato. Cuadrado deve un po' ritrovare probabilmente quella fame, quell'umiltà, che poi lo porterà ad essere un jolly fondamentale nel corso della stagione. Ma io quest'anno voglio vedere magari dei brutti nomi in campo. Non voglio vedere il Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, per carità, se vogliono venire tutti e tre ci sono le porte spalancate, ma cercate di capirmi. Voglio vedere della gente con la bava alla bocca. E Bernardeschi l'altra sera, ragazzi, ha corso per due su quella fascia, E allora, se Bernardeschi ha meno appeal di Cuadrado, ma se Bernardeschi ha il doppio di fame rispetto di Cuadrado, io faccio giocare Bernardeschi, perché in questo momento la Juve ha bisogno di questo spirito qua. Per concludere, traiamo qualche conclusione. Io credo che questa possa essere al momento la Juve definitiva. Io lo so che Allegri è un grandissimo gestore della rosa e so che lui dovrà fare un grande sforzo da questo punto di vista. Ma Allegri era abituato gli anni passati ad avere il pilota automatico, perché la sua Juve ormai aveva il pilota automatico e questo gli permetteva di effettuare 3 o 4 cambi ogni partita senza che ce ne accorgessimo, senza che la squadra ne risentisse dal punto di vista della prestazione complessiva. Oggi questa Juve non è più così. E io so benissimo che certi giocatori sono un po' stanchi e avrebbero bisogno di più riposo, magari non tanto dal punto di vista fisico ma più che altro psicologico, perché la casacchina della Juve, ragazzi, pesa e pesa tanto. Ma credo che Allegri in questo momento debba chiedere un sacrificio da parte di questi giocatori, che devono tirare un po' il carretto, perché è fondamentale che adesso questi 11, 12, massimo 13 giocatori trovino un po' di certezze, trovino un po' di continuità e trovino un po' di automatismi proprio dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico. Ovviamente continuando a coinvolgere giocatori, magari mi viene in mente Kulusevski, che devono essere importanti nel corso della stagione. Guardate l'Inter, i suoi ricambi, qualche volta fa giocare Correa, ti fa vincere la partita, no, con la sua doppietta, e non ti accorgi che magari il titolare in panchina. Questo è importante, ma la Juve in questo momento è diversa dall'Inter, è più in fase di costruzione e quindi credo che serva dare un pochino più di continuità. Per il resto, ragazzi, ve lo ripeto per l'ennesima volta, credete e fidatevi del vostro allenatore. A questa Juve non manca la qualità, perché la rosa forse è anche da primo posto in Serie A, magari non lo è, ma sicuramente poco le manca. Quello che manca è quella voglia e quello spirito di sacrificio che ha sempre contraddistinto il DNA della Juventus. E questa è sicuramente una cosa positiva da un lato e negativa dall'altro, perché ti fa capire che se la Juve vuole ti può far godere di quelle prestazioni come l'altra sera contro lo Zenit, ma allo stesso tempo è una cosa gravissima, perché ti fa capire che certi giocatori della Juve si sentono in diritto di scegliere in quale partita spendersi al 100% e in quale invece dire gestisco le energie, perché tanto siamo la Juventus e ne verremo fuori in un modo o nell'altro. Non è più così.
la Juventus, i giocatori della Juventus devono spendersi per la causa anche contro la Salernitana, anche contro il Cagliari, anche contro l'Empoli, contro le squadre che lottano realmente per la salvezza. È soprattutto lì che la Juventus deve spendersi al 110%. Se la Juve, se Allegri riuscirà a dare questo tipo di equilibrio, questo tipo di mentalità ai propri ragazzi, secondo me la Juve potrà rientrare, non dico in corsa per lo scudetto, ma comunque conquistare la zona Champions con più tranquillità rispetto all'anno passato e magari dare un accenno magari di rientro tra le prime tre, tra le prime due squadre. Ma serve questo tipo di equilibrio. Se la Juve trova questo equilibrio, secondo me potremo divertirci tante altre volte come ci siamo divertiti l'altra sera. Forza Juve, ragazzi, sempre forza Juve.